Luca, mi sembra che la vittoria di oggi sia stata abbastanza sofferta. Molto sofferta. E direi della partita di oggi, sinceramente, mi prendo soltanto il risultato. Poi per quello che è il gioco, per quello che è la prestazione, sinceramente, soprattutto parlo per la mia squadra, naturalmente, siamo abituati a vederla in maniera diversa, quindi oggi credo onestamente di dire che se la San Benedettese avesse pareggiato, il risultato secondo me sarebbe stato molto giusto. Sei molto onesto nelle tue considerazioni. Secondo te che cos'è che non ha funzionato bene oggi nel Ravenna? Ma devo dire che abbiamo trovato una squadra molto agguerrita e sicuramente loro oggi in campo hanno messo quel qualcosina in più che noi avevamo messo nelle scorse settimane, oggi invece è venuto a mancare, quindi di conseguenza quando il pallino di gioco rimane in mano alla San Benedettese, io insomma avevo messo in guardia i ragazzi che sì, che è vero che la San Benedettese era in difficoltà comunque di risultati, però comunque ho avvertito loro che questo campo è difficilissimo per tutti, quindi insomma poi in campo si sono resi conto delle difficoltà, ma se uno se ne fosse accorto già durante la settimana, secondo me avremmo sofferto molto meno. Però ripeto, queste partite 2 mesi fa, 3 mesi fa noi l'avremmo perse sicuramente. Oggi mi tengo questi 3 punti e naturalmente mi sento di comunque fare complimenti ai miei ragazzi perché nella difficoltà hanno tenuto botta, come si dice in questo caso. Ecco, prima di lasciare ai colleghi, volevo chiedere una cosa, le condizioni di Curiale, Luca? Ma Davis, adesso martedì approfondiremo quello che è l'entità dell'infortunio che gli è preso alla fine, nei minuti finali. Adesso dirti con esattezza quello che è successo, comunque spero sia una contrattura, spero che non sia niente di più che una contrattura, in modo che riusciamo ad avere a disposizione Davis il prima possibile. Basta? Mister, paradossalmente avete sofferto in più quando la Samba è rimasta in 10 che quando eravate in parità di... È vero, infatti è la cosa che purtroppo ci è già successa durante questo campionato, veramente voi non lo sapete, ma io lo so, quindi di conseguenza ci è successo che il fatto stesso che la Samp fosse un uomo in meno, io non me ne sono accorto neanche, sembravano forse l'inverso, che noi eravamo un uomo in meno e la Samp ce ne avesse uno in più. Purtroppo noi in questi frangenti non siamo bravi nel gestire la palla e far sì che la superiorità numerica sia un vantaggio e non uno svantaggio, e naturalmente c'è tantissimo da lavorare, c'è ancora tantissimo da fare, quindi niente. Ripeto, di questa partita mi tengo solo il risultato e basta. Che è, scusatemi, la cosa più importante, sinceramente. Scusate, volevo fare un'ultima domanda. Sciacalugo proprio non era in condizione di entrare in campo? Assolutamente no, Sciacalugo era in condizione di entrare in campo fin dal primo minuto. Ho fatto una scelta dettata da quello che volevo oggi da centrocampo, cioè una squadra che mettesse più quantità che qualità. E sicuramente il gioco ne ha fatto risentire, però sicuramente lì davanti con Roselli e Rossetti abbiamo così, tra virgolette, cercato di arginare meglio possibile quelle che erano le offensive della San Benedettese.